nascondo almeno le sigarette. Amici sportivi, è finita da un po' in verità la bella tra Mazzolegni e Gallarate, 55-53 il punteggio, e ho detto finita da un po' perché c'è stato, come in tutte le partite di spareggio, un po' di concitazione nel finale. Coach Massimo Giubertoni, la domanda più semplice è descriverci questa gara, però partiamo dalla fine. Che finale thrilling è stato? Ma io parto da un'altra cosa, parto innanzitutto, come ho detto all'allenatore di Gallarate, gli ho fatto i complimenti perché se li meritano veramente, perché io avevo guardato questa squadra nella fase regolare e non giocava sicuramente così, quindi vuol dire che c'è un grandissimo lavoro dietro e quindi si merita almeno i miei complimenti per quello che ha fatto e per come ci ha messo in difficoltà sulle tre gare, soprattutto nelle ultime due. Ah, la partita è stata una vera partita di playoff, direi, di mani molto fredde, nessuno che faceva più canestro, un brutto gioco, troppa fisicità, e però alla fine loro si sono chiusi molto in area, noi non abbiamo trovato mai, a parte il primo quarto, le percentuali al tiro da fuori, e l'abbiamo risolta poi a 3 secondi dalla fine con i tiri liberi e nelle ultime due giocate con due isolamenti per Razzar contro il loro numero 5. Avevamo chiamato quello, l'abbiamo fatto, 3 punti su quelle situazioni lì che ci hanno permesso di mettere il naso avanti. Bene, siamo molto felici perché abbiamo fatto penso la storia di questa società raggiungendo questa finale, visto che all'inizio anno ci davano per settimi, ottavi, sesti, non lo so, però abbiamo raggiunto la finale, siamo veramente felici e sono felicissimo soprattutto per i ragazzi, perché quest'anno hanno lavorato veramente duro e se lo meritano. Ecco, allora abbiamo chiarito il fatto della percentuale da 3 che a un certo punto è diventata disastrosa, ma lì ci sono altre componenti oltre il discorso tecnico piuttosto che meccanica di tiro, ci sono delle componenti di emotività e quant'altro, è uno spareggio praticamente, playoff ci sta tutto. Allora lasciamo perdere questo discorso e mi aggancio al tuo. Quando sei arrivato in estate, hai conosciuto i ragazzi, ricordo la prima serie, hai deciso di parlare con i senior, quelli che da tanto tempo sono con noi, ti sei fatto un'idea, però nei giorni successivi mai ti è balenata nella testa l'idea che forse si poteva fare qualcosa di importante quest'anno? No, non, allora è chiaro che poi non li avevo ancora visti lavorare, che fosse un gruppo particolare e speciale forse è la parola giusta, me l'avevano già detto tutti, me l'aveva detto la società, me l'avevano detto i ragazzi, ed è stato veramente così, questo è un gruppo speciale. Poi sai, il fatto di arrivare fino in finale dipende da episodi, questa sera la partita si è decisa su episodi, possono andarti bene, possono andarti male. Avevamo un obiettivo che era quello di superare il primo turno, penso che i ragazzi abbiano appreso da subito un metodo di lavoro e l'hanno fatto loro e ci ha permesso di stare comunque ai vertici alti della classifica tutto il campionato, quindi dal mio punto di vista, che è personalissimo, può essere anche sbagliato chiaramente, quando una squadra fa un percorso del genere si merita la finale, ma se non ci va non deve essere un dramma, perché comunque queste partite qua, come si è visto stasera, sono veramente delicate, basta un tiro dentro, un tiro fuori che cambia completamente la partita, basta un fischio in più, un fischio in meno che cambia la partita, quindi dal mio punto di vista il percorso fatto ha la stessa valenza del risultato ottenuto alla fine, sicuramente essere arrivati in finale inorgoglisce tutti e ci ripaga dei grandi sacrifici fatti. Una curiosità, Massimo, prima partita di questa seconda fase, di questa semifinale, vinta con difficoltà ma alla fine si è imposto il gioco, ci sono state belle giocate. Seconda partita di ritorno, si va a Gallarate, un clima particolarmente caldo in quella palestra, la solita pallacanestro di Gallarate, e si perde. Il lavoro che hai fatto tra giovedì e venerdì è stato più un lavoro tecnico oppure abbinato a un grosso lavoro mentale? Ma penso che dopo una settimana che ci giochiamo contro ci conosciamo talmente bene che abbiamo sistemato proprio due piccolissimi dettagli tecnici, è stato soprattutto, diciamo, un lavoro mentale, cercare di ridare la convinzione alla squadra che giocavamo in casa, che se giochiamo a pallacanestro siamo una buona squadra,
che sappiamo costruire tiri, sappiamo giocare uno contro uno, sappiamo fare le nostre cose, quindi diciamo che gli aggiustamenti tecnici tra gara 2 e gara 3 sono stati veramente ridotti all'osso, un paio di situazioni basta, che tra l'altro non sono venute, quindi non sono servite a niente. E queste sono partite che si giocano più, soprattutto le gare 3 o gare 5, eccetera, eccetera, sono partite che si giocano più di orgoglio, di cuore, di mentalità, di testa. E ce l'hanno messa veramente tutta, non abbiamo mai mollato, quindi abbiamo fatto quello soprattutto. Una delle caratteristiche che ti sono riconosciute da tutti gli addetti ai lavori, me compreso, io non sono un grande addetto ai lavori, però un po' di anni su questi parquet li sto calcando, è quella che tu non sei politicamente corretto, cioè dici esattamente quello che pensi, non ami molto le mediazioni. E allora, prima di lasciarti andare alla solita birra che rigenera, la domanda è questa: preferisci Soresina o Saronno? Non mi interessa. No, non vai via di qua se non dici qual è la squadra che preferisci, ma dal punto di vista tecnico, al di là delle cose emozionali, i legami e quant'altro. Allora, dal punto di vista tecnico forse ci accoppiamo meglio con Saronno, nonostante loro abbiano giocatori di quintetto, secondo me forse il quintetto più forte dei due gironi. Sono più corti di panchina. Soresina ha dimostrato di essere imprevedibile e di avere una batteria di tiratori veramente incredibile, quindi dirti preferisci uno, preferisci l'altro diventa difficile, veramente difficile. Intanto ci godiamo il fatto di dover stare qui ancora 2 settimane. Non avevo preparato la valigia, quindi va bene così. Non preferisco né una né l'altra, vediamo domani chi vince tra le due, poi lavoreremo di conseguenza. Dobbiamo darti atto, è veramente l'ultima domanda, di una grandissima conoscenza di giocatori, di situazione e anche dei tuoi colleghi tecnici. Tu hai detto che coach Crotti quest'estate una sera disse: non preoccupatevi, sarà quel che sarà, ma alla fine Lumezzane andrà a riacciuffare Piadena e si ritroveranno in finale. È così è andata? No, in realtà non l'ho detto io questa cosa, in realtà l'ha detta Crotti a qualcuno di Piadena. Ma io penso che non è un caso che Lumezzane sia arrivata qui in questo momento, così come sta adesso giocando in questo modo. Crotti ha un'esperienza incredibile, ha vinto tanti campionati anche di livello superiore, quindi probabilmente se è arrivata qui si è meritato la finale, come se la merita chiunque vada in finale, come se la si è meritata noi, come se la meriterà, non so se ha vinto Piadena, non ho ancora guardato, come se è meritata Piadena, è stata prima tutto l'anno, e se la meriterà chi vince gara 3 tra Soresina e Saronno domani sera. Esatto. Sì. E allora lasciamo Massimo Giubertoni una settimana di tempo per lavorare. Grazie. E per dormire sonni non decisamente tranquilli, e lo aspettiamo per la finale. Dopo Massimo Giubertoni è la volta dell'altro coach di Gallerate. Lo ringraziamo per la sportività, perché non è facile dare delle opinioni o qualche risposta al termine di una partita così giocata all'ultimo, tra i decimi della conclusione. Vibrante. Federico Sassi credo che meriti grandissimi complimenti per quello che è riuscito a fare col suo Gallerate. Quando ti hanno consegnato questa squadra e accettato la conduzione, pensavi di poter arrivare fino a questo punto? Adesso, dimenticando un po' l'amarezza che ti è dovuta, assolutamente, ci mancherebbe altro. Ma prima di tutto grazie per i complimenti e rigiro a voi perché comunque siete una squadra solidissima, un'ottima squadra, e ho fatto i complimenti appunto al vostro coach Bertoni perché a mio parere è molto ben allenata e quindi insomma è stata un'ottima serie e abbiamo perso contro una grande squadra. E per quanto riguarda noi, è vero, probabilmente all'inizio stagione, se mi dicevano arriverai a giocarti la semifinale all'ultimo secondo, cioè la finale all'ultimo secondo di una gara 3, non so se ci avremmo creduto fino in fondo. Però quello che poi è successo durante la stagione è stata una squadra che è cresciuta di settimana in settimana. Noi siamo partiti male, tra l'altro avevamo dei problemi che ci siamo portati dal precampionato. Abbiamo iniziato 0-4, siamo sbloccati alla quinta e poi da lì però devo dire che siamo cresciuti, siamo diventati pian piano una squadra io credo solida, ci siamo qualificati ai playoff comunque lottando le ultime giornate,
E poi il cambio vero c'è stato onestamente nel pool promozione, dove lì abbiamo giocato partite di livello, abbiamo vinto 4 partite su 8, ma anche le altre 4 le abbiamo giocate fino alla fine, abbiamo perso di 4 con Solesina, di 6 con Piadena, okay, giocandocela. Avete vinto fino con Pizzi giù a abbiamo vinto, esatto, abbiamo vinto con Pizzighettone e altre partite importanti, e Prevalle, appunto Aiseo. E quindi è vero, insomma, c'è stata una crescita esponenziale e certificata, io poi credo, anche da questi play-off, perché abbiamo eliminato Gazzada andando a vincere poi gara 3 da loro, abbiamo portato gara 3 Pizzighettone, che ripeto è una signora squadra, e quindi c'è solamente grande soddisfazione. Poi è chiaro che perdere, insomma, certo, una partita a 4 decimi dalla fine in questo modo è chiaro che fa male. Però io ai ragazzi ho detto che noi dobbiamo guardare, diciamo, il globale, non dobbiamo guardare gli episodi, e guardando appunto nel complesso noi dobbiamo soltanto essere contenti e orgogliosi di quello che abbiamo fatto nel nostro piccolo. Ecco, perché ci domandavamo, io e altri, no, che Gallarate si qualifica come ottava, nessuno avrebbe sospettato mai che avreste fatto una seconda fase così devastante. Poi io vengo a vedere sabato l'altro la partita con Gazzada e comincio a fare due ragionamenti dicendo: no signori, questa non è proprio la squadretta che forse era meglio incontrare, perché adesso non me ne vogliono gli amici di Gazzada, ma forse era meglio incontrare Gazzada, visto un po' come la situazione, vedendo lo stato di forma. Beh, voi poi alla penultima del pool promozione avete vinto bene a Gazzada, quindi forse sì. No, appunto, vi ringrazio ancora per i complimenti, e devo dire che in effetti adesso siamo diventati una squadra ostica da incontrare, e questa crescita c'è stata poi anche nel pool promozione, dove abbiamo avuto per qualche settimana varie assenze, certo, perché non abbiamo mai giocato, certo, al completo. Però quando poi vedi che anche con le assenze, per dire, anche oggi ci mancava Federico, che è il nostro quarto, esatto, titolare, quando vedi che anche con le assenze la squadra regge e vince le partite, quindi sì, vuol dire, ecco, che in effetti le cose funzionano e questo passo in avanti c'è stato. Quindi insomma c'è grande soddisfazione per quanto riguarda la stagione, dispiacere per come è finita oggi, avremmo voluto almeno giocarci un supplementare per vedere, insomma, come andava. Mi sembrava la fine giusta dopo gara 1, gara 2. Un bel supplementare, però. Beh, è andata così, dai. Guarda, se ti può consolare, c'è qualche americano che sta ancora rispiangendo quel decimo di secondo dove Alexander Bielov in una finale olimpica mise il canestro, sì, e vinsero, sì, per un punto. No, ma al di là delle battute, credo che questi fasi finali del campionato ti abbiano dato, come dicevi già tu, la consapevolezza di avere in mano tanto materiale. Hai già prospettive per il futuro? È ancora presto, no, parlare? Onestamente presto, adesso ci prendiamo una settimana per staccare, parleremo con la società, vedremo insomma quelli che sono i piani per il futuro, e poi inizieremo a pensare alla squadra. E quindi adesso giustamente stacchiamo qualche giorno dopo una stagione comunque impegnativa. Allora, per quello che può valere, se il tuo presidente ascolterà questa intervista, sappia che ha per le mani un coach di valore. Grazie. E sinceramente lo dico dopo aver vissuto 40 anni sui parquet, di coach ne ho visti, grazie, tante. Grazie. Sei una persona corretta, una persona estremamente preparata, e meriti assolutamente la riconferma a Gallarate o in qualunque altra squadra di C. In bocca, grazie, al lupo a Federico, grazie, Sassi, grazie, e ci vediamo alle prossime, grazie, occasioni.